contrario, assistere a tutte queste lodi da vivente, diciamo. Normalmente sono parole che si riservano in punti. E sì, naturalmente invece devo essere io, quello che ringrazio la città per avermi invitato, per aver organizzato la mostra, e naturalmente appunto come segno di riconoscenza ho cercato il personaggio forse più emblematico e anche legato appunto a questa mia reputazione di donnaiolo. Io sono mantenuto delle donne, diciamo. O meglio, donne che mantengono, ma sono donne disegnate, vero? E sì, quindi ho pensato a questo personaggio straordinario di donna che, non avendo probabilmente un glamour erotico, mi ha messo su un terreno che non è esattamente quello che pratico di solito. Però sono partito con molta malizia dall'illustrazione di uno dei trattati di questa dottoressa, di questa medichessa, Procula, che è illustrato da una signorina nuda seduta sul bordo di una tinozza. Questa è proprio un'illustrazione medievale di uno di questi trattati di Procula, che oltre a essere una medichessa si occupava anche di cosmesi, di ornamenti in generale femminili. E quindi ho pensato appunto di rappresentare la nostra Procula insieme con la sua paziente. Però ho pensato anche di tenere separate le due figure, per cui se si volesse utilizzare come manifesto solamente la parte più castigata, diciamo, c'era possibilità di farlo. Però venendo qui sono passato davanti a un monumento che è la libertà, credo. Una splendida libertà. Credo sia confisca tutto, no? È molto libera, effettivamente, questa statua. Quindi credo che se siamo abituati a vedere come normalmente le figure femminili sono sempre un po' le protagoniste di certe simbologie, insomma, da sempre sono state utilizzate, è stato utilizzato il corpo della donna per simbolizzare altre cose. In questo caso invece si tratta appunto di una rappresentazione piuttosto realistica, credo, di quello che avrebbe potuto essere, di quello che era lo studio della dottoressa Procula, della medichessa. Beh, possiamo vedere in modo anche che... Forse i colleghi preferiscono che sia anche il maestro a scoprirla. Vogliamo portarla qui? Scusate, la voglio... Scusate un attimo. Vogliamo portarlo qui, il coso, se avete... No, state bene lì? Un attimo. Massimo, dai tu il via. Pronti, partenza? Maestro, un attimo. Se si può mettere vicino, grazie. Però,